Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Da oggi partirò con una serie di Clash of Clans. Innanzitutto volevo far vedere il mio villaggio. Io ho il municipio all'8 e ci gioco circa da 5 mesi. Proprio ieri sono arrivato ad Oro 3. Clash of Clans è un gioco di strategia in cui bisogna avere molta costanza per potenziarsi il proprio villaggio e potenziare sempre più le cose e scalare la classifica. Come vedete c'è la classifica sia di globale, cioè tutto il mondo, e anche locale. Come vedete questa qua è quella italiana, il primo è Paolo e il Re. Poi ci sono le leghe, io sono nella Lega 3. La prima è la Bronzo 3, poi ci si fa Bronzo 2, 1 e si va avanti così. L'ultima è la Lega Campioni. In Clash of Clans esiste l'oro, che si ricava dalle miniere d'oro, e poi le gocce di elisir, che si ricavano dall'estrattore di elisir. E poi dal municipio 7 si sblocca l'elisir nero, che è molto raro e prezioso come risorsa, e si ricava dalla trivella per elisir nero. Poi ci sono i depositi, questo è il deposito d'oro, che c'è l'11 che è il massimo. Poi c'è il deposito di elisir e il deposito di elisir nero. Poi ci sono le difese. Come vedete c'è il cannone, che è un'unità a distanza 9 riquadri, tipo di danno, obiettivo singolo e colpisce gli obiettivi di terra. Poi c'è la torre dell'arciere, che è distanza 10 riquadri, tipo di danno, obiettivo singolo e obiettivi terra-aria. La torre dell'arciere è un po' più forte del cannone. Poi c'è il mortaio, distanza 4-11 riquadri, tipo di danno raggio d'azione, obiettivi terra. Il mortaio colpisce più unità contemporaneamente. Poi c'è la difesa aerea, che è a distanza 10 riquadri abbastanza, tipo di danno obiettivo singolo e colpisce solo gli obiettivi aria, quindi come i draghi, gli sgherri o anche semplicemente un coaditore. Poi c'è la Tesla occulta, che è distanza 7 riquadri, tipo di danno obiettivo singolo, obiettivi terra aria, e il bersaglio preferito è il Pekka, che gli infligge il doppio dei danni. Poi c'è la torre dello stregone, distanza 7 riquadri, tipo di danno raggio d'azione, obiettivo terra aria. E poi ci sono altre difese che io non ho, ve le faccio vedere da qua, che si sbloccano come municipio al 9 e al 10. Allora, l'arco X, che è un'unità che spara molti missili piccoli a alta frequenza. E poi c'è la torre inferno, che è la difesa più forte. Se ne possono avere solo due al massimo ampliamento del castello e costano molto. La torre inferno è molto forte, che emette un raggio di fuoco che costantemente toglie danno alla unità. Poi ci sono anche le bombe e gli stannatori di miniere. Non sono da sottovalutare queste cose, perché molte volte influenzano molto l'attacco. Bene, c'è la trappola scalto, che è il tipo di danno, obiettivo singolo, bersaglio preferito, qualsiasi obiettivo terra. E queste trappole a scatto non si vedono, e quando un'unità ci va sopra sobbalza e viene uccisa. Poi ci sono le bombe, che è raggio di attivazione, un riquadro, tipo di danno raggio d'azione, bersaglio preferito, qualsiasi obiettivo terra. E qua quando un'unità ci va sopra gli infligge un danno in base al livello. Poi ci sono le mob giganti, che sono uguali alle bombe, solo che infliggono molto di più, tipo 175 al livello 1. Poi ci sono le bombe R, che attaccano solo gli obiettivi aria. Come vedete c'è un danno abbastanza alto. E poi ci sono gli stannatori di mine R, che hanno un danno ancora più alto. In Clash of Clans si può stare in un clan. Come vedete io sono in questo clan qua, vecchio pino basso. Se volete unitevi,
Con piacere. Dal clan si può richiedere truppe, messaggiare con la chat e poi fare le guerre dei clan. In questo momento non ne abbiamo, ma consiste. Uno può fare due attacchi a due castelli diversi dell'altro clan. Alla fine chi prende più stelle vince. Per spiegarvi come il farming faccio vedere un replay. Ci sono molti castelli con il municipio fuori, come vedremo qua. Ah, dimenticavo di dirvi che se distruggi il municipio in un attacco è già una stella. Quindi tutto dipende dal municipio. E tanti decidono di mettere il municipio fuori, perché così uno, come vedete questo attacco, attacca solo il municipio e non ruba le risorse. E così anche lo batti, perdi un po' di trofei, però ti aumenta anche lo scudo. Come vedete qua, in questo attacco, si è attaccato solo il municipio e non si è preso tutte le risorse. Questa è una scelta e ovviamente si perdono tanti trofei, però se si vuole salvare le risorse è meglio usarla. Io invece non ho il farming perché mi piace vincere e avere una lega alta e infatti il municipio ce l'ho dentro. Questa formazione delle mura l'ho presa da internet e ragazzi vi consiglio, se non siete molto esperti, di prenderle da internet perché è difficile farne una abbastanza forte. Poi la cosa che vi consiglio è che prima di potenziare il municipio potenziate tutto al massimo. Io non l'ho attuata sta regola perché non riuscivo più ad aspettare, però vi prego di voi farlo. Bene, per oggi il video finisce qua perché era solo il primo di introduzione. Le prossime volte farò vedere delle cose più specifiche. Ah, prima di andare via saluto il mio amico di nome Gabriele, nato a Genova. Ciao! Bene, ciao a tutti, se il video vi è piaciuto mettete mi piace e commentate, mi raccomando. Ciao!